del muro, appunto, dopo cosa avviene dopo l'89 e quindi il crollo, dopo il crollo del muro di Berlino, sia da un punto di vista storico, ma soprattutto da un punto di vista filosofico. Quindi le mie questa impostazione, l'impostazione che ho dato, è un'impostazione più di tipo filosofico che storico, lo dico subito. Nonostante questo, penso che sia utile, magari anche per qualcuno importante, andare a vedere, a ripercorrere le tappe fondamentali da un punto di vista storico che hanno portato al crollo del muro. Allora, come penso sappiate tutti, per parlare del muro di Berlino dobbiamo ovviamente risalire al secondo dopoguerra, quindi dopo la seconda guerra mondiale la Germania viene divisa in quattro settori. Divisa in quattro settori, tre all'Occidente, quindi Francia, Inghilterra e Stati Uniti, e un quarto settore invece viene affidato alla Unione Sovietica. A sua volta Berlino viene divisa anch'essa in quattro settori, quindi tre settori agli alleati e un settore all'Unione Sovietica. E infatti ancora però diciamo che la divisione è una divisione soltanto appunto ideologica, non c'è una vera e propria demarcazione. Infatti dopo la seconda guerra mondiale appunto possiamo parlare, questo due termini, semplificazione ed estensione, sono due termini di Ennio Dinolfo, che appunto è un grande storico e conoscitore delle relazioni internazionali, afferma che appunto dopo la seconda guerra mondiale gli scontri ideologici tra le varie potenze si semplificano, perché ovviamente abbiamo l'est contro l'ovest e quindi l'occidente contro l'oriente, e si estendono, perché ovviamente dentro l'occidente si raggruppano tante realtà nazionali e dentro l'oriente si raggruppa tutto quello che sono i paesi satelliti, insomma, che gravitano intorno all'Unione Sovietica. Tant'è vero che appunto è un giornalista, un certo Walter Lippmann, che conia il termine guerra fredda per indicare appunto la contrapposizione quindi fra questi due blocchi, da una parte gli Stati Uniti e da una parte l'Unione Sovietica, due blocchi che oltre a essere due blocchi geografici e fisici sono soprattutto, per ciò che ci riguarda, due blocchi ideologici. Da una parte la libertà, possiamo dire, e dall'altra invece quella che l'Unione Sovietica vorrebbe chiamare giustizia o perlomeno uguaglianza. E sempre Dinolfo sostiene che comunque guerra fredda sia un'espressione ingannevole, perché ovviamente lui è un grande conoscitore delle relazioni internazionali e quindi dice che guerra fredda comunque non riesce a mettere in luce l'estrema complessità dei rapporti internazionali. Ovviamente tranquillizzatevi, nel senso che non ho nessuna intenzione di scendere ad analizzare le varie questioni internazionali, pace, trattati, eccetera, e invece vorrei mettere in risalto questa espressione guerra fredda, che come tutti sappiamo, no? Sapete che cosa significa guerra fredda, cioè una guerra che non viene combattuta fondamentalmente con le armi e quindi si gioca tutta sulla tensione e sugli equilibri, equilibri spesso molto instabili. Però appunto io nel corso di questi tre incontri vorrei che voi sottolineaste il termine appunto freddo, perché potremmo reinterpretare questa espressione dicendo che appunto è una guerra che porta sostanzialmente in entrambi i blocchi a un raffreddamento assoluto e totale di tutto ciò che poi vedremo è umano. Questo è è quello a cui vorrei arrivare. Comunque lo metto più in luce più avanti. Appunto, i due blocchi subito dopo la seconda guerra mondiale, sapete, nel 1947 con il presidente Truman comincia tutta quella che è la
riqualificazione dell'Europa divelta, diciamo, dalla Seconda Guerra Mondiale grazie appunto al piano Marshall, che doveva finanziare quei paesi che ovviamente non appoggiavano la Russia e il comunismo. Quindi gli Stati Uniti si fanno garanti di una ricostruzione materiale ed economica a patto che facciano in modo che vengano espulsi dai loro governi i partiti comunisti. Quindi c'è una vera e propria guerra ideologica a cui si affianca ovviamente anche la Chiesa. E tant'è vero che appunto anche da noi nel 1948 abbiamo uno scontro fortissimo, tanto che il PC appunto non riesce a imporsi alle elezioni. Da un punto di vista appunto sia di coalizioni, nel 49 viene firmato tra le potenze occidentali quello che viene chiamato il Patto Atlantico, da cui poi verrà anche la NATO, e quindi un sistema di alleanze militari che inizialmente deve essere esclusivamente difensivo. Vi dico tra le virgole, un mese prima della fine del blocco di Berlino, nel 48 infatti la Russia di Stalin decide di fare in modo che Berlino non venga rifornita appunto di quelle materie prime che gli Stati Uniti e l'Occidente voleva dare per far sì che appunto Berlino fosse ricostruita. Quindi fanno in modo che appunto i rifornimenti non arrivino a Berlino. E allora che cosa succede? Che diciamo gli alleati decidono di fare un ponte aereo, e quindi con degli aerei sorvolano la città di Berlino e lanciano viveri, materiale e quant'altro, fino a che appunto Stalin decide di chiudere il blocco di Berlino. E arriviamo nel 55, già abbiamo Khrushchev, perché Stalin è morto nel 1953, alla firma di un altrettanto patto che coinvolge i paesi dell'est, che è il patto di Varsavia. Quindi i due blocchi adesso sono ben distinti sia economicamente che militarmente. L'anno dopo, l'anno successivo, nel 1959, Khrushchev è noto per appunto la famosa destalinizzazione, in cui nel rapporto Khrushchev denuncia da una parte il mito del capo e dall'altra appunto i crimini staliniani. Vi leggo appunto due pezzi tratti dal rapporto dai quaderni Khrushchev. Scriveva Khrushchev e denunciava: dopo la morte di Stalin, il Comitato Centrale del Partito aveva già dato inizio a una politica tendente a spiegare brevemente, ma con chiarezza, che era intollerabile ed estraneo allo spirito del marxismo-leninismo esaltare una persona e farne un superuomo, fornito di qualità soprannaturali a somiglianza di un dio. Un tale uomo è ritenuto in grado di sapere tutto, vedere tutto, pensare per tutti, fare tutto ed essere infallibile. Ora, se questo è diciamo, il mito del capo, è una cosa tipica e caratteristica dei sistemi totalitari. Tra le varie caratteristiche appunto dei sistemi totalitari evidenziate dai vari studiosi, in particolare anche da Hannah Arendt, si sostiene che appunto il totalitarismo, tra le sue caratteristiche, ha questa idea del Führerprinzip, cioè il principio del Führer, il principio del capo. In cosa consisterebbe? In una assolutizzazione della figura appunto del leader, il quale diventa all'interno del sistema una fonte di legittimazione della legge, cioè è il capo che fa la legge e che la impone. Quindi c'è una personalizzazione dell'apparato legislativo. Non solo, ma come dice anche un altro studioso importantissimo italiano del totalitarismo, in particolare del fascismo, il mito del capo rappresenta bene quello che è un fenomeno tipico del Novecento, che è un nesso strettissimo che si instaura fra politica e religione. Cioè il mito del capo rappresenta una fideizzazione del capo, cioè il capo diventa una sorta, appunto, come dice anche Khrushchev, a somiglianza di un dio. E i totalitarismi che cosa rappresentano? Rappresentano una
religiosizzazione della politica e una politicizzazione della religione. Quindi gli uomini ovviamente appunto come avviene tutte le volte che abbiamo un sistema religioso, alienano la propria identità in questa entità superiore e quindi perdono essi stessi un'identità di esseri umani e quindi ovviamente anche qualsiasi coscienza critica. Ovviamente il mito del capo deve sempre essere, ed è accompagnato sempre nei sistemi totalitari dall'altra caratteristica che è quella del terrore. E quindi veniamo all'altro punto della denuncia di Khrushchev, che sono i crimini staliniani. Perché il terrore? Perché ovviamente questo capo riesce a muovere le masse, ad aver presa nelle masse grazie a questo processo di alienazione che è avvenuto, no? Da parte degli individui e di massificazione, omologazione. Però ovviamente non dobbiamo mai perdere di vista il fatto che spesso i regimi totalitari lo fanno grazie non tanto a un consenso, ma grazie a una violenza esercitata attraverso il terrore, l'olio di ricino, il manganello, insomma tutto quello che voi conoscete, no? Rispetto anche al fascismo, al nazismo e rispetto allo stalinismo, i gulag. Per cui si scrive sempre nel rapporto Khrushchev, fu precisamente in questo periodo, sappiamo che le purghe staliniane cominciano in particolare sì, nel 35, nel 37, nel 38, che nacque la pratica della repressione in massa attuata mediante l'apparato dello Stato, prima contro i nemici del leninismo, i trotskisti, i zinovievisti, i bucariniani, da tempo sconfitti politicamente dal partito, e poi anche contro molti onesti comunisti, contro i quadri del partito. Quindi insomma sono parole forti che sconvolgono il sistema burocratico staliniano. Parole forti che però vedremo lungo il corso di questi incontri come siano anche abbastanza limitanti. Per ora Khrushchev si limita appunto, anche se è comunque sempre enorme come terremoto che provoca, da una parte il mito del capo e dall'altra i crimini staliniani. Vi dico si limita perché appunto già Lenin nel 22 e poi nel 24, proprio prima di morire, aveva già denunciato le tendenze totalitarie e appunto di onnipotenza che intravedeva nella figura di Stalin. E scriveva Lenin, prima nel 22, non contento di aver preso in mano le funzioni di segretario generale, il compagno Stalin si è attribuito un potere immenso e non sono affatto sicuro che egli sia in ogni occasione capace di farne uso con la necessaria prudenza. E Lenin, poco prima di morire, appunto, chiedeva esplicitamente ai compagni del partito di non affidare la presidenza a Stalin. Stalin è troppo arrogante e questo difetto, che può essere tollerato tra di noi e nei rapporti tra comunisti, non è tollerabile, e già anche questo comunque interessante, non è tollerabile in chi occupa il posto di segretario generale. Perciò propongo che i compagni esaminino la possibilità di allontanare Stalin da tale carica e di sostituirlo con un altro uomo, che prima di tutto si differenzi da Stalin per una sola dote, cioè una maggiore tolleranza, una maggiore lealtà, una maggiore gentilezza, una maggiore considerazione per i compagni, un temperamento meno capriccioso. Quindi Lenin l'aveva visto bene, no? Chi era l'uomo d'acciaio, veniva detto così Stalin. E quindi appunto Khrushchev da una parte fa una cosa che non possiamo negare, di cui la cui importanza non possiamo negare, però al tempo stesso forse il problema della destalinizzazione sta in questo, che Khrushchev attribuisce tutte le responsabilità dei crimini staliniani a questa figura, cioè non c'è nessun tipo di analisi rispetto a una logica partitica e di sistema e ideologica che appunto potrebbe aver provocato quelle violenze, cioè i comunisti non mettono in discussione niente di ciò che è la teoria marxista e soprattutto la pratica comunista.
teorie marxiste e pratica comunista, vedremo poi, le andremo a analizzare se stanno insieme e che rapporto stiano. Comunque per ora mi limito a dire che Khrushchev appunto non fa nessun tipo di analisi rispetto al suo operato, e lo vediamo infatti immediatamente lo stesso anno della destalinizzazione, perché se avesse compiuto una critica un pochino più approfondita, certo non avrebbe mandato i carri armati a Budapest. Infatti il 1956, la destalinizzazione, non dobbiamo mai dimenticare che va di pari passo con quella che è la repressione dell'insurrezione ungherese da una parte, e appunto la destituzione di Imre Nagy, che era il presidente che avevano eletto spontaneamente gli ungheresi, e ovviamente anche in Polonia, dove viene rimesso Gomulka, quindi il braccio destro della politica staliniana. Quindi non c'è sostanzialmente, c'è da una parte la denuncia di Stalin, ma nell'operato della Russia comunista tutto rimane uguale a quando c'era Stalin. E infatti nel 1961 è qui che, dal filo spinato che era, il muro viene costruito materialmente. Nel 1961 viene eretto tra Berlino Est e Berlino Ovest questo muro, che appunto poi magari vedremo anche se c'è il tempo nel filmato, rappresenta veramente un'assurdità non solo storica ma proprio umana. Pensate che viene dato ordine ai soldati della Germania dell'Est di costruire questo muro in una notte, e gli stessi soldati una domenica non sapevano neanche che cosa dovevano fare, e cominciano a costruire affannosamente questo muro prendendo tutto quello che gli capita sotto mano. Quindi in particolar modo pezzi di case ancora che dovevano essere, cioè diciamo mattoni di case che dovevano essere costruite, e le utilizzano per la costruzione del muro, e tutto quello che insomma trovano proprio in terra per la strada, no? E vanno a costruire questo muro, diciamo spaccando letteralmente in due una città, ma in una situazione assurda, nel senso che finora Berlino aveva condiviso, per esempio, pensate, tutta la linea ferroviaria, le linee postali, le linee telefoniche, cioè non è da un giorno all'altro si trovano appunto le ferrovie non vengono interrotte, no? E addirittura delle persone in certi palazzi che stavano lì sul muro si ritrovano che, affacciandosi alla finestra, erano ovest e coi piedi erano ad est. Quindi insomma una situazione veramente pazzesca. Al tempo stesso però appunto il presidente della Germania Ovest, Willy Brandt, avvia quella che viene definita la Ostpolitik, cioè una politica di distensione. Pensiamo che adesso c'è negli Stati Uniti Kennedy, e quindi una distensione verso la Germania Est. Brandt si apre al dialogo, in particolare dopo quella che sarà la primavera di Praga, e nel 70 va a visitare Mosca, poi in Polonia, dove visita il ghetto di Varsavia inchinandosi di fronte al monumento delle vittime del nazismo. E appunto questo dialogo con la Germania dell'Est viene favorito da un certo punto di vista grazie alla successione di Ulbricht, che era il capo del Partito Socialista Tedesco e quindi anche presidente della DDR, con l'elezione appunto di Honecker, il quale rende più facile il dialogo con Brandt. Infatti dal 72 si parla di relazioni di buon vicinato. Vi devo però dire che negli anni 70 sono gli anni in cui invece avvengono più tentativi di fuga da est a ovest, e quindi anche ovviamente più morti, cioè dove sì, relazioni di buon vicinato da un punto di vista diplomatico, ma nei fatti invece il muro sono proprio gli anni in cui miete le vittime più dure. Le due Germanie infatti nel 1973, nonostante i crimini
che vengono commessi dall'esercito della Germania Est nei confronti di tutti coloro che cercano di fuggire. Qui sarebbe anche carino raccontarvi anche vari tentativi, perché provarono di tutto, no? Per provare ad andare di là. Quindi addirittura vi racconto questa di quello che provò con la mongolfiera, ci riuscì con la mongolfiera a andare dall'altra parte, ma insomma ce ne sono stati veramente di rocamboleschi. E quindi diciamo che queste relazioni di buon vicinato preludono già a quello che poi sarà l'89, c'è già un primo avvicinamento, anche se poi nei fatti il popolo tedesco non lo avvertì affatto. Vado avanti, ditemi se sto andando troppo veloce. E infatti nel 64, faccio un passo indietro, nel senso che a Khrushchev è succeduto Brezhnev, il quale ripropone di nuovo i metodi repressivi. Infatti sapete bene, il 1968 è l'anno della repressione della Primavera di Praga. Quindi è veramente, guardare questi anni e questa storia, questo appunto fino all'89, è proprio da una parte appunto la carota e dall'altra il bastone continuamente, no? Cioè da una parte un tentativo di avvicinamento e dall'altra invece la repressione più dura, sempre costantemente in questo modo. E quindi appunto per tutti gli anni 60 e 70 comunque gli Stati Uniti e la Russia continuano a questa guerra, no? alle armi nucleari, e quindi la guerra fredda e l'equilibrio si mantiene tutto sull'onda del terrore. Per poi, ora ovviamente qui ho fatto un salto enorme, insomma poi magari se volete mi chiedete, ma perché volevo, appunto è proprio un riassuntino per darvi le tappe fondamentali, arriviamo, cioè soltanto quando abbiamo l'elezione di Gorbaciov nell'85 e la fine delle ingerenze della Russia nei paesi dell'est, perché questo ha significato poi la glasnost e la perestroica, inizia la vera e propria epoca del dialogo. Gorbaciov e Reagan appunto diciamo si ritrovano poi a Reykjavik e decidono di porre fine alla corsa agli armamenti nucleari, o perlomeno prima di ridurli, e poi appunto un vero e proprio smaltimento progressivo. E infatti poi ed è questo il movimento che porterà nel 1989, nell'agosto del 1989, l'Ungheria ad aprire le frontiere con l'Austria, e nel settembre appunto 13.000 tedeschi dell'est cominciano a scappare in Ungheria. E appunto è il ministro degli esteri di Bonn, Genscher, che permette ai cittadini tedeschi fuggiti di andare verso ovest, perché Honecker non voleva, ovviamente, no? E a questo punto però che succede? Che dall'Ungheria e dalla Cecoslovacchia cominciano a partire treni per portare quelli dell'est nella Germania ovest, perché non li facevano passare direttamente, e cominciano appunto grandissime manifestazioni, dimostrazioni e manifestazioni nell'ottobre dell'89 contro la Germania dell'est, al passaggio appunto di questi treni provenienti dalla Cecoslovacchia e dall'Ungheria. E Honecker finalmente, dopo che aveva detto che il muro sarebbe restato per altri 100 anni, fra l'altro addirittura si era fatto un progetto di farlo ancora più alto, più potente, con tutte delle fotocellule in modo da riuscire a vedere eventualmente chi passava, insomma più moderno, ancora più efficiente, si dimette e viene sostituito da Egon Krenz, che permette ai tedeschi dell'est di andare verso ovest. E la cosa assurda, e forse appunto la beffa della storia, è che nel sistema staliniano, dove tutto era super controllato, dove tutto era razionalizzato, dove non si poteva fare un passo appunto senza dare il proprio nome e cognome, senza sapere dove a chi si doveva andare, no? Da dove si proveniva e verso dove si andava, il crollo del muro di Berlino, diciamo che la causa scatenante è un inghippo, cioè uno sbaglio, avviene per sbaglio. Perché? Perché in tutto questo, quando Egon Krenz permette ai tedeschi dell'est di andare verso ovest, arriva un giornalista alle 18.53, il corrispondente ANSA da Berlino Est, Riccardo Hermann, chiese da quando le nuove misure per poter appunto passare da est a ovest sarebbero entrate in vigore.
Il problema è che né i soldati, nessuno sapeva niente. A questo punto Schabowski, che era appunto il come si dice, ministro della propaganda della Germania dell'Est, cerca in qualche modo di dare una risposta, ma non lo sa nemmeno lui che cosa dire. E allora risponde: per accontentare i nostri alleati è stata presa la decisione di aprire i posti di blocco. Se sono stato informato correttamente, quest'ordine diventa efficace immediatamente, e a quel punto le frontiere si aprono. Ma nessuno, cioè era stato uno sbaglio, cioè non si sapeva. E a quel punto, il 9 novembre dell'89, il muro crolla. Fino a quando, appunto, nel marzo del 1990, appunto, si tengono le prime elezioni libere nella Germania dell'Est, e il 3 ottobre la Germania è riunificata con Kohl primo cancelliere, e infatti, appunto, il 3 ottobre viene festeggiato come l'anno della, come la data dell'unità tedesca. Oh, a questo punto, fatto questo preambolo storico, e magari poi se vi va e volete approfondire, vi faccio vedere un quarto d'ora di documentario. Che dite, vi va? Sì, volete? Sì. No, perché appunto la mia idea era: ne sapete abbastanza e lo do per scontato, oppure vi fa voglia di andare anche nei particolari dei fatti prima di fare la riflessione filosofica? Era questa la mia domanda. Si passa prima alle immagini, ok? Perché appunto vi dico solo questo prima delle immagini, che il crollo del muro ovviamente ha significato la libertà e la liberazione ovviamente di tutti coloro che non solo abitavano nella Germania dell'Est, ma appunto in tutto l'Est Europa. Quindi ovviamente è un evento positivo da festeggiare, da ricordare. Al tempo stesso, però, insieme al muro è crollata l'identità, è crollata l'identità della sinistra. E allora questa, ovviamente, io non è che posso fare una, cioè almeno la mia idea era quella di sviluppare poi da ora in poi il discorso in queste elezioni, non tanto sulla libertà e la liberazione di cui tutti siamo felici e contenti, e non saprei che dire se non appunto ben venga, ma ovviamente la mia analisi si rivolgerà nel senso di andare a vedere perché è crollata questa identità di sinistra, e quindi sorgono fondamentalmente, ma poi ne sorgono migliaia, ma insomma io ho identificato tre enormi questioni da affrontare da ora ai quattro incontri, se non ci veniamo troppo a noi. Allora, la prima è appunto andare a vedere che questa identità comunista in qualche modo si era cementificata, proprio userei questo termine, con il muro. Quindi chiedersi perché a quel crollo non ha corrisposto un'edificazione nuova. Di solito quando si butta giù qualcosa si fa per ricostruire al limite, no? Quindi eventualmente doveva esserci una ricostruzione. E quindi l'ultima è quella fondamentale, le racchiude tutte e due, le altre due è dove e perché questa identità ha fallito, perché se no non crollava. Ok. Quindi ora andiamo a vedere il documentario, tenetevi le domande in tasca e poi vediamo. Se riesco, perché ho fatto qui tutto un affare di... Ok. Beh? Che è quella bambina? Sì. Ero riuscita a vederla nascosta. Vabbè. Allora, aspettate, eh. Ovviamente ho selezionato perché dura, quindi sono 20 minuti, ok? Però volevo fare un pochino più grande. Dimensione ma tutto schermo, ecco. Oh, vado, eh? Si spengono le luci? Oh. Sì, sì. Sì, sì. Spengiamo le luci? Sì, si vede meglio. Sì. Sono partita da quando appunto
c'è questa demarcazione netta e abbiamo, mi sembra, già la costruzione del muro. Sì, sì, è già la piatto e profondo. Rispettando i confini stabiliti dopo la fine della guerra, il muro si snodava tortuoso attraverso tutta la città, interrompendo senza criterio strade, ferrovie, ponti, qualunque cosa incontrasse il suo cammino. 15 linee adibite al trasporto pubblico che collegavano le due parti della città furono brutalmente interrotte. Le fermate diventarono luoghi spettrali dove non arrivava nessun treno. Intere famiglie vennero brutalmente divise. Le coppie della parte ovest, in procinto di sposarsi, andavano in un punto del muro dove i parenti della parte est potevano salutarli, e in seguito anche questo fu tirato. Il muro venne alzato ancora, risultò impossibile anche solo vedersi. Vennero murate anche le finestre delle case lungo il confine. Era considerato un crimine salutare le persone della parte ovest. I fatti più strazianti avvennero a Bernauer Strasse, dove una lunga schiera di appartamenti si trovava esattamente lungo la linea di confine. Gli abitanti di quelle case, affacciandosi dalle finestre, avevano la testa nella parte ovest e i piedi nella parte est. Nel primo periodo era quello il punto dove si verificavano il maggior numero di fughe. Alcuni disperati, incoraggiati dai pompieri di Berlino Ovest, saltarono sul telone che dipendevano da sotto la strada. Due anziani morirono, mancando il bersaglio. Il drammatico incidente ha avuto come protagonista la 77enne Freda Schulz, vittima di un crudele tiro alla fune, che dava un'idea del reale stato delle cose. La polizia dell'est la tratteneva dalla finestra, mentre quella dell'ovest tentava di tirarla giù. Il 20 settembre le autorità orientali si adoperarono a sigillare la zona di Bernauer Strasse, evacuando 2.000 persone dagli 87 palazzi, murando 1.253 tra finestre e porte. La zona venne in seguito demolita per far spazio al muro. Bernauer Strasse costituiva l'unico punto debole della prima generazione del muro. Centinaia di persone riuscirono a fuggire attraverso la poco controllata barriera costituita da filo spinato e carcasse di vecchie auto, invece che il cemento usato per le parti più popolate della città. Questa parte della barriera fu abbattuta da un carro armato fatto in casa nel 1962. Riuscirono a fuggire anche alcune guardie di confine. Nelle prime sei settimane se ne contarono almeno 85, compresa una in diretta TV. Gettò il fucile e saltò lo sbarramento. Rudy Turo lavorava come agente nel corpo di sorveglianza di confine dal 1955. Riuscì a fuggire insieme ad altri tre civili il 21 febbraio 1962. Indossava la sua uniforme di sergente, impartì l'ordine ai suoi subalterni di recarsi presso altri checkpoint. Mentre si accingevano ad attraversare, uno di loro rimase impigliato nel filo spinato. Le altre guardie si accorsero immediatamente di noi, cominciarono a spararci addosso. Fui costretto ad usare anche la mia pistola, poi fortunatamente riuscimmo a passare. Ci rifugiammo in una casa a Berlino Ovest per essere poi liberati dai soldati americani. Non tutte le fughe ebbero successo. La prima vittima aveva solo 24 anni. Si chiamava Gunther Litvin. Fu ucciso il 24 agosto mentre cercava di raggiungere l'Ovest attraversando a nuoto l'Humboldt Canal. Tornai a casa presto quel giorno e trovai mia madre in lacrime. La polizia aveva messo tutto l'appartamento a soqquadro. Nessuno ci aveva avvertito che mio fratello era stato ucciso. Lo apprendemmo la sera dalla televisione. Mi recai immediatamente nel luogo dove avevano portato il corpo per identificarlo. Quando aprirono la cassa, mio fratello non aveva ferite evidenti, solo un piccolo foro sull'estremità del mento. Era il buco di entrata della pallottola. L'uccisione di Litvin lanciò un monito a tutti gli abitanti di Berlino, ma pochi mesi dopo un'altra morte violenta scioccò profondamente l'opinione pubblica.
Peter Fletcher, appena 18enne, venne ferito mentre tentava di scavalcare il muro nei pressi del checkpoint Charlie. Rimase agonizzante. Nessuno, sia da una parte che dall'altra, osò andare a salvarlo per timore di essere colpiti a loro volta. Dopo un'ora, morì. Era lì, alla base del muro. Gridava: aiutatemi, aiutatemi. Nessuno poteva prestargli soccorso. Per molto tempo mandarono 3 soldati a raccogliere il corpo. Mentre lo portavano via, sembrava una bambola di pezza. Fu un segnale molto chiaro per tutti coloro che avevano intenzione di fuggire. Attenzione, non provateci nemmeno. Se tutte queste vittime destavano orrore, il muro scatenò ben altri incidenti che preoccupavano il mondo intero. L'avvenimento più grave, che coinvolse carri armati americani e russi il 25 ottobre 1961, ebbe come teatro il checkpoint Charlie, appena 2 mesi dopo la costruzione del muro. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, un accordo fra le 4 potenze vincitrici stabiliva il diritto di movimento di truppe americane a Berlino Est. Accordo che in seguito venne contestato dai russi, impedendo il passaggio all'Egitto americano se sfornite dei documenti necessari. Nell'esplosiva situazione della Guerra Fredda, questo era il genere di incidenti che avrebbero potuto mandare le cose fuori controllo, soprattutto quando si trovarono di fronte 30 carri armati americani contro 32 sovietici, con i motori rombanti e i cannoni pronti a fare fuoco. Il mondo era terrorizzato. La tensione ricordava la crisi cubana della Valle dei Porci. Un soldato, esasperato dalla situazione, aprì il fuoco. Un carro armato americano sparò a sua volta. I sovietici risposero immediatamente. Si aprì un combattimento. L'incidente si chiuse dopo 3 giorni, quando Khrushchev ordinò ai carri armati di ritirarsi, permettendo di nuovo il transito agli americani. Nonostante ciò, il muro venne fortificato. Nel 1963 i tedeschi dell'Est diedero il via ai lavori della seconda generazione del muro, sostituendo lo sbarramento con pannelli di cemento molto più resistenti, rendendo più sicuri i punti deboli. Il governo, Honecker e i generali, ristrutturarono sistematicamente l'intero confine. Palmo a palmo. Esaminarono le condotte fognarie, fiumi e canali. Misero grate e sbarramenti ovunque. Da quel momento, l'unico modo per attraversare il confine era quello di scavare un tunnel. Trovarono un rimedio anche a questo. Costruirono apparecchiature per il rilevamento sotterraneo di suoni. In seguito svilupparono una tecnica per l'intercettazione di cunicoli, facendoli poi crollare. Nel 1963 7.500 metri cubi di cemento tagliavano in 2 Berlino. Il resto del paese era diviso da uno sbarramento di filo spinato e 116 torri di guardia. Nel giugno del 1963 vennero aggiunti altri 91 metri di confine. Chiunque entrasse senza autorizzazione veniva arrestato. Il presidente Kennedy si recò a Berlino il 26 giugno del 1963. Il suo discorso rassicurò gli animi dicendo che non aveva nessuna intenzione di scatenare una guerra. Accorsero a salutarlo 1.500.000 di berlinesi, quasi il 70% della popolazione. Gli abitanti di Berlino Ovest furono estremamente grati a Kennedy per la sua dimostrazione di solidarietà, che si può interpretare come una sorta di dichiarazione politica. Significava: sono pronto a difendere la democrazia. La visita del presidente John Kennedy dimostrò che il muro costituiva un problema che sarebbe stato molto difficile da risolvere.
Da un punto di vista tecnico, il muro di Berlino venne concepito come barriera che potesse realmente tenere segregate più di 1 milione di persone nella parte est. Nessun muro avrebbe potuto tanto, nemmeno quello costruito dai tedeschi dell'est, viste le loro scarse risorse. A supporto di questa carenza escogitarono innumerevoli piani di controllo, di sorveglianza, di ostruzioni e intimidazioni. Nel 1965 il muro diventò doppio, misurava in altezza dai 3 ai 5 metri, fatto principalmente di cemento e filo spinato. Nel mezzo correva un'area larga dai 20 ai 90 metri. La striscia della morte. Riuscire a scappare era un'impresa quasi impossibile. Dopo aver scavalcato la prima barriera, si doveva passare attraverso qualche metro di filo spinato con dei sensori che davano l'allarme. Quindi si doveva superare un campo minato, molto usato nelle zone rurali. Qualcuno tentava di fuggire attraverso la ferrovia o percorrendo le trincee anticarro armato. Lungo il confine, numerose torri di guardia erano disseminate nei punti più strategici. C'erano poi potenti riflettori, bunker di cemento, un corpo speciale di polizia per l'accesso alla città. Entrambe le parti del muro furono dipinte di bianco per una più facile individuazione di eventuali fuggiaschi. L'area tra i due sbarramenti veniva regolarmente trattata con i diserranti. C'era una striscia larga dai 50 ai 100 metri, che era tenuta libera da vegetazione. Berlino si trova su un terreno sabbioso. Se qualcuno avesse attraversato la striscia, avrebbe lasciato le impronte sulla sabbia. Anche i cani davano il loro contributo. I cani erano legati con una lunga catena, liberi di muoversi nello spazio necessario fino a sfiorarsi i nasi, in modo che non potessero attaccarsi tra loro, ma così vicini che sarebbe stato impossibile passare per un uomo. Nel frattempo il muro continuava la sua evoluzione. Nel 1968 i vecchi sbarramenti improvvisati vennero sostituiti da moderni pannelli prefabbricati di cemento rinforzati internamente con acciaio. Era la terza generazione del muro. Venne rivisto anche l'ordinamento del corpo delle guardie del confine. Furono attentamente selezionati 8.000 nuovi agenti seguendo precisi criteri. Primo fra tutti la fedeltà ideologica. I berlinesi vennero esclusi perché potevano essere potenzialmente solidali con la popolazione e avere dei parenti nella parte ovest. Il loro lavoro era tedioso e snervante, lunghi turni, condizioni disagiate e ordini improvvisi. Nell'unità dove ero stato dislocato, il morale era basso. Si facevano turni di 12 ore, la disciplina era ferrea. C'era anche l'abitudine di bere molto alcol, perché in tanti non condividevamo l'uso delle armi. In altre parole, c'era l'ordine di sparare. Erano in dotazione Kalashnikov e fucili semiautomatici. Subito dopo la costruzione del muro, vigeva l'ordine di sparare per uccidere. Ordine impartito personalmente da Honecker. I militari dovevano sparare come ultima possibilità e non dovevano mancare il bersaglio. Il presidente della Germania Est in persona, Walter Ulbricht, rese onore con questa bandiera alle guardie che uccisero Peter Fetcher come migliore squadra nell'anno 1962. Ulbricht si recò personalmente a ringraziare la squadra che aveva fermato il fuggitivo. Conferì una bandiera speciale con il suo ritratto ed una scritta «Vittoriosi con Walter Ulbricht». Era un atto necessario, perché bisognava motivare queste persone, altrimenti sarebbero fuggite a loro volta. Malgrado ciò, molti scapparono nella parte ovest. Per ridurre tale rischio, le guardie erano sempre in coppia, l'uno controllava l'altro. Solo un quinto dei militari faceva parte della Stasi, la nota polizia segreta della Germania dell'Est.
La conversazione tra i due era scarna ed essenziale. E il sospetto sull'altro era sempre in agguato. E per di più uno di loro poteva essere all'insaputa dell'altro un agente della polizia segreta che avrebbe potuto denunciarlo. Non si fidavano l'uno dell'altro ed erano a pochissimi metri dal turbinio delle insegne al neon della parte ovest. Le torri di guardia erano spartane, senza servizi igienici, riscaldamento e non era consentito cucinare. Tutto era regolato da procedure ferree. Arrivava una jeep con a bordo i due sostituti. Salivano sulla torre uno per volta. Andrea prima era arrivato in cima e il rilevato numero uno poteva scendere. Poi toccava al secondo. Questo sistema permetteva di non avere nessun calo di sorveglianza durante il cambio. Inoltre c'è da aggiungere che questo lavoro era altamente pericoloso. 16 guardie vennero uccise durante lo svolgimento del proprio lavoro presso il muro. Nella Germania Est entrò a far parte della propaganda considerare questi militari come guardie di pace, in prima linea sul confine fra due mondi. Furono innalzati addirittura dei monumenti a loro dedicati, ma in seguito venne scoperto che almeno la metà di questi uomini furono uccisi dai loro stessi compagni per avere via libera verso la libertà. Questo è un aspetto che gli abitanti di Berlino Est al tempo non conoscevano. Ma c'era dell'altro che nessuno sapeva, che il muro di Berlino, il simbolo della guerra fredda, aveva i giorni contati. Negli anni 70 la Germania Est era diventata una delle più grandi potenze economiche dell'Europa orientale, grazie anche all'azione stabilizzatrice del muro. Mi fermerei per farvene vedere un altro pezzetto la prossima volta, che questo invece è dalla parte quando comincia il crollo, insomma.